Oggi aprirò un vero e proprio ristorante e lo chiamerò Dani's Burger. Sì, beh, perché il mio primo cliente vuole un hamburger, quindi lo chiamerò proprio così. Vediamo un po' come si gioca. È la prima volta che ci gioco a questo gioco, quindi se sbaglio mi raccomando, non insultatemi perché sto imparando piano piano. Sì, voglio aprire una specie di McDonald's in miniatura e guardate, sto iniziando a imparare come si cucinano tutte le varie cose. Guardate, vuole anche la Coca-Cola e devo aspettare che si riempia questo bicchiere di Coca-Cola, anche se ci sta mettendo un sacco di tempo. E ora guardate, il mio cliente mi ha pagato. Voi come lo chiamereste il vostro ristorante o il vostro McDonald's cambiando nome? Allora, quest'altro vuole un altro hamburger. Sono molto apprezzati, devo dire. Man mano che cresceremo di livello, guardate, dobbiamo fare... Oddio! Si stava bruciando il panino! Possiamo fare sempre più panini in contemporaneo. Mi devo muovere perché ho sbagliato e ho dato l'hamburger al secondo cliente. E guardate, sta perdendo la pazienza il tipo. Dai, dai, muoviti hamburger, muoviti! Ci sono! Ragazzi, per poco ce l'ho fatta! A questo do la Coca-Cola. Ora mettiamo un panino. Purtroppo man mano che si vanno avanti si possono sbloccare le varie cose, ma prima no. Quindi devo essere super veloce. Solo che se mi distraggo rischio di combinare un macello. E questa cosa mi spaventa perché io devo essere super brava. E niente, quindi stiamo migliorando. Guardate qui, ora sono tutti quanti più o meno felici, tranne questa signora che tra un po' mi dice qualcosa tipo sei una bruttona che non sa fare niente. Ma io ci riuscirò. Chissà man mano che andremo avanti cosa troveremo, cioè cosa possiamo cucinare. E questo sta perdendo la pazienza. Credo che adesso questo se ne va. Ok, ce l'ho fatta giusto in tempo. Questo è il livello 1 completato e abbiamo sbloccato delle cose. Vediamo qui. Aha, possiamo cucinare la pizza. Io adoro la pizza. E il vostro cibo preferito qual è? Scrivetemelo nei commenti. Ora andiamo a migliorare tutto quanto e andiamo avanti. Passiamo al livello 2. Obiettivo, devo fare 100 euro. Quindi Dani, va bene, noi mettiamo a cucinare un altro hamburger, perché così quando arriva il tipo ce l'ha già pronto. Ok, ciao, arrivederci, è stato un piacere. Cioè, guardate quanto sono veloce, non li faccio aspettare neanche 3 secondi. Uno sì, però vabbè, è normale. Questo no, non vuole la Coca-Cola. Stavo per dargli la Coca-Cola, ma in realtà no. E poi guardate, sono tutti studenti che vengono al mio ristorante. Chissà perché. Forse escono da scuola e quindi passano al Dani's Burger. Allora, qui abbiamo diversi panini da preparare. Ok, prendiamo i soldi. Siamo quasi per raggiungere l'obiettivo del giorno. E poi vi assicuro che le cose cambieranno. Sì, perché inizieremo a poter cucinare altri cibi. Allora, mettiamo un hamburger. Prendiamo i soldi e ci siamo quasi. Nessuno vuole la Coca-Cola. Tutti l'hamburger, sono affamati. Pure io voglio un hamburger. Quasi quasi me lo vado a comprare anche io. E abbiamo raggiunto il primo obiettivo. Ora andiamo avanti. Questo vuole la bibita. Oh no! La signora se n'è andata senza consegnargli l'ultimo panino. Non ci posso credere. Ora finalmente abbiamo sbloccato gli hot dog. Guardate, stiamo cuocendo la salsiccia. Oh mamma mia, con questo gioco mi sta venendo fame. Non so voi, ma man mano che andiamo avanti, guardate qui che buono. Ok, non so cosa succede ora. Ok, la metto lì. Ho preparato una salsiccia in anticipo, solo che i clienti ancora non arrivano. Per fortuna la signora è arrivata e posso dargli gli hot dog. Ok, mettiamo questo qui in forno. Guardate quanto sono veloce. Bibita, gliela do subitissimo, signorina. E ora diamogli un hamburger. E la Coca-Cola ancora non è pronta. Questa la mettiamo qui. Coca-Cola per il signorino e hot dog pronto. Perfetto ragazzi, siamo in anticipo e
più veloce di così penso che non abbiate mai conosciuto nessuno. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché Dani Burger accetta solo gli iscritti al canale, altrimenti io non vi cucinerò nulla. Quindi mi raccomando, vi sto guardando, eh. Allora Dani, concentrati, questo vuole la Coca-Cola, questo è il panino e vediamo quest'altro, sempre il panino, ma lo fanno apposta, io c'ho già l'hot dog pronto. Ah, perfetto, aspettiamo, questo glielo diamo e questa qui è pronta. Ma no, non ci credo, stanno chiedendo tutti la stessa cosa. Ah, ok, questo lo accontento subito perché già ce l'avevo. Ok, ci siamo ragazzi, giuro che mi sto impazzendo, non so chi viene prima. Ecco, appunto, ho sbagliato, ora perderò un cliente. Oh no, ecco, ho bruciato una salsiccia. Ragazzi, aiuto, sto perdendo la testa. E guardate, quello si sta infuriando, ma il mio burger non è pronto. L'ho perso, io lo sapevo. Oh mamma, è stato difficilissimo. Avete visto quante persone che sono arrivate? Posso farcela. Questa volta ho a disposizione due fornelli. Mettiamo tutto qui in cottura. Questo qui è pronto e ce la possiamo fare, ragazzi. Il problema è che la carne ci mette un sacco di tempo a cuocersi. Ok, questo dog è pronto. Lo do al signorino. Questo lo metto a fare, perché secondo me tra un po' arriverà qualcuno che me lo chiede. Me lo sento. Vediamo. Ecco qui. A te è prontissimo. Questo lo metto da parte. Ci siamo, ragazzi. Sto accontentando tutti senza sbagliare. Hot dog pronto. Salve signorina, ci sono. Oh no, la signora sta perdendo la pazienza. E ora cosa faccio? Oh no, speriamo. Ecco, ok signora, avete visto la faccia che ha fatto? Era davvero infuriata. Voi avete aspettato diverse volte tanto tempo? Ecco, diverso tempo, tipo per un panino o per qualcosa del genere? Fatemelo sapere. Io tantissime volte, ecco, ho ribruciato la salsiccia. Non ci credo. Oh, è difficilissimo ragazzi, perché se parlo mi distraggo e se non parlo ovviamente non posso fare il video. Però sto cercando di accontentare tutti quanti. Oh no, il bambino credo che se ne stia per andare. Guardate la sua faccia. Ok, l'ho salvato, quindi per ora ho perso soltanto un cliente, ragazzi. Ecco, ho ribruciato tutto. Vabbè, io provo a mettergliela. Ok, no, non l'accetta. Vabbè, mi spiace, ho perso anche il secondo cliente. Ora finalmente posso migliorare il mio ristorante. Vediamo un po'. Posso migliorare la TV. Vediamo un po'. Ah beh, niente male. Ora giuro che parlerò di meno, ma mi vedrete che non perderò neanche un cliente. Guardate, ci scommettiamo qualcosa. Se non perderò neanche un cliente, giuro che farò qualcosa che mi direte voi. Quindi Dani, concentrati. Quindi vi guarderò meno, ma sarò lì presente con voi. Carne pronta. Ok, la signorina, vediamo cosa vuole. Vogliono tutti l'hot dog, ma io non ho abbastanza hot dog. Eh sì, vabbè, tutti insieme. Vi siete messi tutti d'accordo? Non ci credo. Oh mamma mia, bisogna essere velocissimi. Voi state già pensando a cosa potrei fare? Mi raccomando, tanto comunque vincerò io. Guardate, questa cliente la stavo perdendo. Ok, ragazzi ci sono. Panini, hamburger. Sono velocissima. Ragazzi, mi sto gasando tantissimo. Ce la posso fare. Però si stanno accavallando le persone e non riesco a capire chi veniva prima, chi veniva dopo. Ok, l'hot dog non lo vuole nessuno, però ne metto a fare un altro per sicurezza. E questa signorina si sta arrabbiando. Perfetto, ci siamo. Posso recuperare? Oh no, quello se ne sta per andare. Questo si sta per bruciare. Ok, ci siamo. Questo vuole l'hot dog. Panino gliel'ho dato. No, non ci credo. Sto per perdere il ragazzo e anche un'altra salsiccia. Oh no. Ti prego carne. Ragazzi, avete vinto. Dovete scrivermi una penitenza da fare, quindi l'aspetto nei vostri commenti. Se volete la continua di questo ristorante, mi raccomando, fatemelo sapere. E io niente, continuo a sfamare i miei clienti e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!